è stato inaugurato a San Giovanni a Pietro il nuovo stadio comunale, dedicato per l'occasione alla memoria del cavaliere Domenico Paradiso, già presidente della San Giovannese Calcio e uomo molto impegnato nello sport locale. Un momento molto atteso dall'intera comunità, non solo per la bellezza del nuovo impianto sportivo, ma anche per la presenza dell'ex calciatore brasiliano Antonio Careca, considerato uno degli attaccanti più forti della sua generazione, uno dei migliori brasiliani di ogni tempo. Ed è stato proprio Careca ad affiancare il sindaco Ferdinando Palazzo insieme al parroco Don Pietro Scapolatempo durante il taglio del nastro che l'ex campione brasiliano ha poi autografato in ricordo di una giornata che rimarrà nella storia del comune. Questa è la quarta opera pubblica che abbiamo inaugurato durante questa stagione estiva, ha dichiarato Palazzo, e per un momento così importante abbiamo avuto l'onore di avere tra noi l'ambasciatore dello sport per eccellenza Antonio Careca, al quale rivolgo un ringraziamento particolare. Poi il sindaco ha continuato i ringraziamenti omaggiando con una targa i rappresentanti del CONI, Enzo Colarusso e Nicola Cogliandro, il presidente della sezione arbitri di Sapri, Franco Tulimieri, il delegato della FIGC Golfo di Policastro, Luigi Canonico, la famiglia Paradiso e infine Antonio Careca. «Conosco il comune di San Giovanni a Pietro da molti anni», ha dichiarato il calciatore, «e sono onorato di ricevere oggi questa targa dalle mani di un grande sindaco». L'incontro si è concluso con una partita di calcio che ha visto per la prima volta il campione brasiliano calcare il nuovo campo di San Giovanni a Pietro.